Hola luciadores e impavidi lucidatori di scoiattoli, ben ritrovati dal vostro Silver e dal cacciatore Silverius. Sono qui quest'oggi per una cosa un filino particolare, nel senso che un paio di video fa vi avevo detto che c'era un tunnel da esplorare. Me ne sono completamente dimenticato. Allora, per punizione, a parte qualche piccolo tipo questo, me la rusherò completamente e per punizione, ok, ecco, mi tufferò in quel buco di soppiatto per recuperare quell'oggettino simpaticissimo, perché non posso tediarvi fino in fondo con tutto il giro in giro di nuovo. Per cui supereremo questo simpatico cittadino di provincia del Molise, fra l'altro, perché è molisano, lo sappiamo, essendo che il Molise non esiste, anche lui è frutto della nostra immaginazione. Quindi rusheremo come se non ci fosse un futuro prossimo venturo. Ok, credo di aver fatto una cosa stupida perché facendo casino poi li attiri. Devo salire di qui, devo salire di qui. Trallallero, trallallà, e poi devo andare di qua. Credo. Ok. Sì, ci siamo. Perfetto. Credo di aver sentito il rumore di un'altra trappola. Esatto, così avete sgamato anche un'altra trappola. Guardate com'è stato tutto così utile. Allora, il tunnel che era da queste parti, se non ricordo. Erano così pochi anche l'altra volta, i cani? Possibile che io mi sbagli? Ok. Avrei preferito continuare a sbagliarmi. Allora, il tunnel era da queste parti, se non ricordo male. Quindi niente punizione, visto che abbiamo rushato e ce la siamo cavata alla grande, andiamo a scovare cosa c'è qua sotto, come promesso. Visto che vi siamo in un posto pieno di bei fiorellini che non riesco a identificare, assai pelosi, fra l'altro. Ok. Diciamo che è un posto assai rassicurante. Bello. Ok. Un messaggio ci diceva che ne valeva la pena di passare di qui. Che è stato? Si è suicidato qualcuno? Really? Figata. Allora non mi suicidano solo a me. Benissimo. Questo è antidoto. Intanto guardiamo sopra perché potremmo scoprire di essere anche di raggiungere perlomeno la parte inferiore di quel famoso buco. E sapevamo che c'era un oggettino in corrispondenza, quindi dove ci stiamo cacciando? Ci sono un po' troppe ossa per essere felici di essere qua sotto. Fra l'altro, non vedrete messaggi perché non so se i server sono down. Ma ho scoperto che a me e a molti altri giocatori da offline. Ciao! Tu sei la versione depressa e consumata di quelli che ci stanno al piano di sopra. Oh, spiaggetta. Ne è arrivata di gente pseudonormale qui, eh? Ok. Veleno! Oh, cribbio, ecco perché c'era tutto quell'antidoto. Aspettate un secondo, aspettate un secondo. Prima di riavventurarci lì, facciamo un rapido cambio di braccia perché abbiamo robe che resistono meglio al veleno. Allora, qui abbiamo un 21. Ok. Qui abbiamo un 63. Oh, avete capito perché abbiamo trovato anche le famose vesti bianche lì sopra? Perché è un set della Madonna contro il veleno. Eh sì. Alla fine i Souls ci vogliono sempre un pochino di bene, eh. Quindi direi che possiamo equiparci l'antidoto. Oh, nel frattempo vi siete moltiplicati. Bravi, bravi. Là ce n'è un altro che sembra dormire. E una lapidona gigante. Allora, io direi, tanto
prima cerchiamo di menarne uno sveglio. Vieni qui. Bravissimo, vieni. Cosa c'è sull'acqua? Serpenti? Ma no, non ci attacca? Non è ostile o è solo sciocco? Lo so, forse non dovrei. Wow! Alla faccia dello svegliume, cazzarola! Via, 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 via! Aspetta, stai di buono, che se non mi tiro un antidoto subito, ne riparliamo dopo domani. Ciao, bello! Ok, abbiamo scoperto che questo tunnel è un posto fantastico dove morire. Pensavo di essere al sicuro e invece no. Va bene, torniamo lì subitissimo perché tanto avete visto che ci vuole proprio davvero meno di un anem, non di un amen, esatto. Nel frattempo, intanto che riflettiamo, oggi è arrivata anche la Scholar di Dark Souls 2, quindi... sì, cominceremo un'altra serie targata From qui sul canale. Ma ne parleremo appunto di là, nell'altra serie che comincerà oggi, sperando di riuscire a pubblicare anche quello. Bene, figata. Penso che impazzirò con il tasto R2, triangolo e via dicendo, però vabbè, sapete che ne vale la pena, sono cose che ci danno tanta tanta gioia. Quindi, prima abbiamo rushato, ora rushiamoci il mondo alle spalle. Faremo ancora peggio di prima. Vaffanculo. Ecco, prima che ti venga in mente di attaccarci anche alle spalle col tuo fucilino, che puoi allegramente e simpaticamente cacciarti laddove non picchiano i pinoli. Ok, vai, bravo, corri, 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 salve, buongiorno signore. Eh sì, brucia a volte, si sa, mangio spesso peperoncino, per cui il giorno dopo a volte brucia, eh sì. Riusciamo a cavarcela solo scassando i cagnetti, probabilmente, che è una cosa buona e giusta. Vieni qui. Ah, mi fate gli scherzoni, fantastici, bravi, bravi cuccioloidi. Wada, 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 banfanculo, wada, wada. E che te vado di wada. Ecco, mi sono sfogato. Allora, torniamo giù. Ah, fra l'altro, oltre all'antidoto, abbiamo qualche altro item che ci protegge dal veleno in maniera preventiva, così, in scioltezza? No. Vabbè. Però vediamo se funziona il concetto... Oh, aspetta. Aspetta. Aspetta, vediamo se vale esatto il concetto che in acqua le armi infestate, sì, le armi elettrificate fanno molto più danno assai. Anche se credo che di nuovo tenterò di andare di rush a sto punto, perché effettivamente facciamo gran poco danno. Che bello, che bello, che bello. Che bello, che bello, che bello. Ok. Visto che sono meno... Sì. Gemma del sangue sporca. Sì, abbiamo trovato cose sporche. Siamo nel canale porno di Bloodborne. Che stai guardando? C'è qualcosa qui? C'è qualcosa che dovrei sapere? Stai venerando dei cadaveri? Sei in contemplazione? Wow! Ciao, bello! Ok, ho fatto incazzare qualcuno. Non dovevo, non volevo, non credevo, non pensavo, non è vero. Sto mentendo spudoratamente per pararmi il culo. Antidoto. Supposta. E via, via di fuga. Wow, 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 wow. Gemma del sangue arcana. Ci abbiamo le anguille. Porca di quella Eva. Fanno malissimo. Ecco, tornare qui per recuperare gli echi del sangue, no,
No, va bene, li lasciamo lì. Però vorrei finire di esplorare la grotta, per cui vi dico, non sono pochi. Se riusciamo a tornare qui per l'ennesima volta e vedere un po' quello che si può ancora raccattare in giro, lo faccio stravolentieri, e se riusciamo nel frattempo anche a ripigliarci i nostri echi, va bene, sarò ben contento di farlo, altrimenti possiamo anche lasciarli lì, perché poi, come detto, per punizione, per non aver esplorato il tunnel, dovremo anche buttarci nel buco e raccattare quell'oggetto, perché non credo sia solo una trappola, perché è talmente palese il buco che vi è naturale evitarlo. Logicamente, se però ci si salta dentro di rush, mi sa che ci troviamo addosso il mondo che piove dal di sopra. Queste sono tutte le ipotesi sconclusionate del vostro Silver preferito, eh? Ok. Bravo, ok. Ecco, fantastico. No, devi morire. Mi è stato detto che dovevi morire. Via! Stavo facendo la fine del cane di Mustafa. Che se non sapete cosa fa il cane di Mustafa, vivrete sereni comunque, credo, eh. Anzi, potrebbe darvi che viviate più sereni nel non saperlo. va bene, stiamo scadendo nel becero. Di qui sto andando nel luogo sbagliato. Ok, azioniamolo se qualcuno per caso ci segue, magari è quello che ha mietuto vittime. Abbiamo ancora di siringona. Wow, e vai. In effetti adesso non ho, beh, coi cani è efficace, eh. Oh, eh sì, coi cagnetti sa il fatto suo. Per quello che non ti vedevo, devo anche ricordarmi che posso fare così e diventa un'arma coi controcazzi, eh. Ok, vo dico, adesso andremo a destra in fondo al tunnel. Ormai sto diventando esperto, potrei fare la guida turistica per speleologi. Allora, cercheremo di andare dalla parte di là, anche se credo che non ci sia nulla di più di quanto abbiamo già trovato. Ok, wow, salve, salve. Eh no, sangue freddo frenetico, figata. Oh, va bene, ho fatto la mia figura da imbecille dicendo che non c'è nient'altro qua sotto, figli miei. Invece c'è addirittura una scala che sale. No, aspettiamo a salire la scala. Se ce la facciamo in questo video, la saliamo in questo video, se sopravviviamo. Qui, che ci aspetta qui fuori? Intanto cala un pochino anche il veleno. Ok, c'è un altro item là. Direi sì che possiamo anche corricchiare se non ci facciamo inzuffolare. Ok. Antidotati. Che detto così non è molto wow. Vediamo di qui. È esattamente dove eravamo prima, sì, quindi potremmo andare a finire di recuperare i nostri echi. Addirittura mi state dicendo questo? No, non era di qui, era di lì, era ni e un pochino ni. Chissà se i lombricazzi, no, i lombricazzi, ok, via, 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 perché si è bloccato? Wow, vai, 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 antidoto, siringa, supposte, bestemmie, droga, biciclette rubate, tutto di qua, no, di là. Sto impazzendo, sto diventando scemo come un salame. Ok, ok, quanta roba abbiamo consumato, spero che ne valga la pena. Adesso cerchiamo di trovare di nuovo quel passaggio con la scala, zio Pinolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo inseguiti da qualcuno, qualcosa che fa casino, ma va bene, ci terremo il dubbio. Noi ci salutiamo qui e nel prossimo episodio del nostro prode cacciatore Silverius saliremo questa scala e andremo a farci del male altrove. Intanto prepariamo le molotov e speriamo che non ci servano. Ciao a tutti e al prossimo video del vostro cacciatore preferito o qualcosa del genere. Ciao ciao!